e desidero fermarmi con voi a pensare alle persone che, anche in questo momento, stanno attraversando mari e deserti per raggiungere una terra dove vivere in pace e sicurezza. Mare e deserto, queste due parole ritornano in tante testimonianze che ricevo, sia da parte di migranti, sia da persone che si impegnano per soccorrerli. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave.